Credo che il primo tempo l'abbiamo giocato sicuramente molto bene e il secondo tempo siamo andati, il gol del 2-1 ovviamente preso a pochi 20 secondi dalla fine ha cambiato la tendenza della partita ovviamente, perché il Pisa si è caricato molto, giocava sotto la curva, respingeva, non ha creato tantissimo per pareggiare, però alla fine lo ha fatto, però io credo che anche nel secondo tempo la squadra si è difesa nella maniera giusta, abbiamo attaccato meno bene di come invece avevamo fatto nel primo tempo, dove la squadra era stata quasi, quasi perfetta, tranne gli ultimi secondi. I nostri quattro attaccanti, secondo me, hanno fatto tutti molto bene, perché quando riuscivamo così a salire bene in maniera armoniosa, soprattutto nel primo tempo, era per merito degli attaccanti che riuscivano a giocare in combinazione. E il secondo tempo, quando sono entrati Di Serio e Falcinelli, in un momento sicuramente più difficile perché il Pisa spingeva tantissimo, hanno tenuto botta, hanno conquistato tante punizioni, tanti calci d'angolo. Abbiamo calciato meno nel secondo tempo, però ripeto, sono molto soddisfatto della prestazione oltre che del risultato. Pareggiare a Pisa non è facile. L'anno scorso abbiamo vinto, ma non meritavamo di vincere, e quest'anno diciamo che siamo andati più vicini a meritarlo la vittoria. Ma come ci ha detto il mister, abbiamo fatto un'ottima prestazione sia nel primo tempo che nel secondo, però in due modi diversi. Primo calcisticamente abbiamo giocato, abbiamo messo il nostro gioco in pratica. Secondo tempo ci siamo un po' chiusi, abbiamo un po' smesso di giocare, però abbiamo lottato fino alla fine, rischiando di portare a casa il risultato. Quindi possiamo dire due punti persi come un punto guadagnato. Sono molto contento del gol, cerco di aiutare la squadra in ogni modo. Prossima gara contro Frosinone, un'altra grande squadra, però noi giocheremo in casa, daremo il massimo e conteremo sull'aiuto dei nostri tifosi come non è mai mancato dall'anno scorso che ci spingono, sono il nostro 12° uomo e noi contiamo tanto su di loro.